Eva Viaggi con Eva Sartori. Ciao a tutti ascoltatori di Piazza Grande. Da oggi partiamo alla scoperta di una nuova nazione, un paese che ho particolarmente a cuore per mille motivazioni personali, storiche ed emozionali. Restiamo sempre nel sud-est asiatico e visiteremo per alcune puntate il Myanmar, ex Birmania. Economicamente il Myanmar continua ad essere uno dei paesi più poveri e meno sviluppati del pianeta. È reduce da decenni di embargo internazionale e una lunghissima dittatura militare che è terminata nel 2011. Fate caso alla data, è veramente pochi anni fa, e che ha sfiancato i diritti umani e la crescita economica e sociale di questo paese. Però mi sento di dire e di affermare con sicurezza non ne ha intaccato assolutamente i valori umani principali. La bellezza dell'anima del popolo birmano è veramente sconcertante. Sorrisi, delicatezza, educazione, rispetto, condivisione, valori e umanità fanno di questo paese, per modesto parere personale, una delle mete imprescindibili per ogni viaggiatore alla ricerca della bellezza interiore, senza assolutamente tralasciare quella estetica, perché sì, il Myanmar è veramente una fucina di bellezze storiche, architettoniche, naturali e paesaggistiche. Definirei questo paese e questo popolo come una delle migliori esperienze della mia vita. Prima di iniziare il reale viaggio tra le bellezze del Myanmar, vorrei parlarvi di alcune peculiarità di questo popolo. È molto curioso perché hanno molte diversità e che le rendono veramente una terra unica al mondo. Prima tra tutte vorrei citare un dato che da solo vi permette di capire l'anima pulsante della gente birmana e le basi umane su cui è fondata. Circa l'89% della popolazione totale nazionale è buddista, valore molto significativo per comprenderne la vera essenza. Chi conosce un po' la filosofia e il dogma buddista capirà che questo valore così vicino alla totalità riflette poi sull'animo di questa gente incredibile. Per i buddisti la vita è sofferenza, che da molti viene interpretato come una dottrina molto pessimista, ma se si tiene conto del contesto dove viene posta questo dogma, questa frase assume un altro significato, assume totalmente un altro significato, e cioè che la vita non è sempre dolce e gradevole, ma poi chi se ne importa? Ecco perché potrete capire meglio il popolo birmano. Nel mondo occidentale proviamo di continuo sensazioni di perdita, tristezza, ansia, noia. E nel buddismo tutto questo è semplicemente parte della vita e si cura, tra virgolette, velocemente con una parola: accettazione. E godersi ogni momento della vita con la consapevolezza che domani, poi alla fine, tutto sarà diverso e cambierà. Altra curiosità del Myanmar: i vestiti per uomini e donne sono la maggior parte unisex, e soprattutto parlo dell'uso del longis, che è una specie di gonna pantalone multicolore che di vari tessuti in base alle occasioni e che si annoda alla vita. È molto fresca e comoda. Altra curiosità unisex della Birmania è il tanaka, che è una crema giallognola che si ottiene schiacciando la corteccia dell'omonimo albero, il tanaka. E viene schiacciata con una pietra e si aggiunge dell'acqua e si applica di forma circolare su guance e fronte. Questa crema la si usa come una crema solare, come protezione, ed è come un trucco. Indistintamente si può usare su donne, bambini e uomini. La potete trovare in tutti i mercati e ai bordi delle strade ci saranno sicuramente delle donne birmane sorridenti che ve lo faranno provare. La lista delle curiosità del paese più grande del sud-est asiatico continua con la sua lingua, il cui alfabeto è basato in sanscrito, che deriva dal Pali, che è la lingua sacra del buddismo. Altra cosa non da meno, che ricordo con molta curiosità e piacere: i quasi 60 milioni di abitanti del Myanmar non hanno un cognome. Sì, avete sentito bene, incredibile, è vero? E non c'è una regola ben precisa, tantomeno per i nomi. E può essere una parola, due, 3 o 20. E compilare modulistiche per loro
che richiede l'uso del proprio nome diventa quasi un rebus, perché cosa fanno? Mettono le prime tre sillabe, le prime sillabe della parola scelta come nome e le ultime sillabe per quello che dovrebbe essere il cognome. Quindi diciamo che nelle caselle resta un'infinità di spazio senza compilazione. Vi garantisco che potrei veramente elencarvi mille e più mille peculiarità del Myanmar, ma andiamo passo a passo nella conoscenza di questa terra spettacolare. E quindi vi do appuntamento alla prossima settimana e inizieremo il viaggio vero e proprio, partendo da Yangon, che a un tempo era conosciuta come Rangoon. È la più grande città dell'ex Birmania e andremo a visitare una delle pagode più spettacolari al mondo, la Sui Daegon Pagoda, che è un enorme complesso che ogni anno attira veramente milioni di pellegrini. Intanto grazie a tutti, Piazza Grande, e a presto. Un bacio, ciao! Eva Viaggi con Eva Sartori.